Che cosa vuoi essere commentato? Che cosa vuoi che ti commentiamo? Fatemi capire chi ha fatto l'assoluto di questa gara. Allora, abbiamo fatto lo stesso tempo. Per una questione di fortuna, io sono partito prima e sono arrivato prima. È una miserabilità. Però da sportivo dico che abbiamo fatto l'assoluto in due. Grande battaglia! No, proprio stessa. contentissimo. Seguo sul podio. Contentissimo. Quindi allora. Ma siamo in Calabria, compà! Siamo da terra tua e poi siamo in mezzo ai signori! È da prima che ridiamo, ma che raro! Allora, quello che sta disturbando in questo momento è un signore che noi conosciamo, ecco. Bene, ritorniamo allora a questi due battatori dello slalom di Amendolara, in parole povere, realizzando lo stesso identico tempo nella terza manche, siete ex aequo. La regola dice che vale il tempo che è stato realizzato per primo, quindi in questo momento l'assoluto per la cronaca l'ha fatto Alfonso Casillo, però giustamente, come dice, sportivamente è da complimentarsi al 50% e da dare il merito a tutti e due, perché veramente, insomma, più di questo perlomeno io non posso assolutamente dare. Ho dato tutto quello che potevo, è andata bene, mi sono divertito, sono contento. È stata una bella cosa. Bene, grazie a tutti e due e vi aspetto alla premiazione. Ciao, sempre Renato Sport e Foco. Passiamo agli sport prototipi, ed esattamente due sport car della classe 1000. Per adesso chiamiamo secondo classificato Gaetano Rechichi dei Piloti per Passione su Elia Avrio. Lo segue a ruota della scuderia Vesuvio con la macchina gemella Alfonso Casillo. Bravo Gaetano! Vince anche il gruppo Alfonso Casillo. Su questa categoria ci sarebbe da dire qualcosa, la diciamo dopo. La diciamo dopo. Intanto ringraziamo Saverio Rechichi e Alfonso Casillo che hanno corso con questi due prototipi che, ricordo a tutti quanti, l'Elia Avrio è costruita in Calabria e stanno dominando gli slalom. Grazie mille. No, dovete aspettare voi due dopo. Adesso Massimo, io abbiamo un secondo e un primo classificato, però io li voglio chiamare tutti e due e penso tu sarai d'accordo con me e spiegheremo anche il perché. Quindi vorrei tutti e due su Elia Avrio dei Piloti per Passione, Gaetano Rechichi e subito dopo Alfonso Casillo della scuderia Vesuvio. Vorrei tutti e due vicino al podio, accomodatevi, perché hanno realizzato nella terza manche entrambi lo stesso identico tempo, 119.99, però vince, secondo classificato diventa Gaetano Rechichi e vince l'assoluto dello slalom di Amendolara Alfonso Casillo, perché ha realizzato nella manche precedente 112.58. Però ricordo, applausi, ricordo, hanno realizzato lo stesso identico tempo nella terza manche. Massimo. Il primo e il secondo posto è giusto per ricordare ancora una volta la presenza del grande sindaco che ha voluto questa gara, Pasquale Aprile. Ci sono qui con noi i figli che sono venuti ad onorarci della loro presenza, Luca e Letizia. È un momento importante questo, perché facciamo una foto di gruppo, prego. È un grande momento questo, perché è giusto, io l'anno scorso ero qui con vostro padre e oggi, ahimè, purtroppo il destino ha voluto questo, ci siete voi a rappresentarlo. La comunità sicuramente vi vuole bene e questo momento i piloti sono stati, vi posso garantire, contenti di essere stati premiati da voi che rappresentate questa comunità di Amendolara. Grazie.
questo è il podio assoluto dello slalom di Amendolara. Io sono sicuro di una cosa, vediamo se il microfono ci arriva. No, scendete tutte e due. Tu sali, non ci arriva il microfono, sono sicuro che tu vuoi dire qualcosa, Alfonso. Ovviamente il ringraziamento, come, come sempre, va a chi organizza, a chi ospita, a chi ci dà la possibilità di poterci realizzare. In tutto quello che è il nostro amore, la nostra passione dedita a questo sport. Ovviamente noi ci mettiamo il nostro, voi ci mettete l'impegno e senza il vostro impegno noi non avremmo la possibilità di realizzarci. Ovviamente con figure del compianto sindaco che purtroppo insomma non è più tra noi, ma lo onoriamo con questa gara, con l'impegno che voi avete messo, i cittadini con la partecipazione e con tutto quello che è il calore e l'affetto delle persone che comunque insomma partecipano. Noi piloti, azzardo a parlare per, a nome di tutti, insomma, visto che comunque insomma abbiamo fatto una gara bellissima, non abbiamo che da regalarvi il nostro, diciamo così, amore per lo sport, il nostro ringraziamento, sperando che comunque insomma non si declini, ma ci siano sempre momenti, diciamo così, di gloria e momenti dove noi ci possiamo realizzare, voi avete la possibilità di darci queste belle soddisfazioni. Complimenti a tutti, davvero. Grazie mille Alfonso. Allora, Alfonso Casillo primo assoluto, Gaetano Rechichi secondo assoluto con lo stesso identico tempo della terza manche. Complimenti a tutti e due e un arrivederci all'anno prossimo.